Una crisi che uccide non solo l'economia, ma le stesse esistenze di imprenditori ormai senza più nemmeno la possibilità di sperare in un futuro che non sia più fatto solo di debiti e di fallimenti. Un altro suicida, un altro imprenditore. L'ennesima vittima di questa crisi, dove gli imprenditori sono lasciati soli in prima fila. Ma io mi imbarazzo quando il telegiornale mi dice che si è suicidato l'ennesimo imprenditore. Come è andata con la banca? Ciao Marco, ha telefonato tua moglie e la banca. La banca. Sono l'uomo più ricercato in questo periodo, la banca. Rispondi. Sto stronzo non risponde. Beh, i nostri amici? Nemmeno questo risponde. Non abbiamo amici, Tamara, non abbiamo amici. Al momento di bisogno, gli amici spariscono. Bevi un caffè? No, grazie. Allora, mi dai una mano? Ma sì, non è il momento questo, non posso. Senti, ti do due spiccioli che c'ho qua, va bene? Non ho bisogno di elemosina, capito? Non ho bisogno, sono venuto qua per l'aiuto. Vaffanculo! Dai Marco, ce la faremo, vedrai. Se siamo uniti ce la faremo. Ehi, dottor! Buongiorno, ha visto che bella giornata? Se lo dice lei che è portinaio. Sì, sì. Secondo me questo paese non c'è futuro. Ho una famiglia che adoro, che mi vogliono bene. Ciao papà. Ciao principessa. Ti voglio bene. Anche e poi vedi il tunnel, dopo il buio ci deve essere per forza la luce. Ce la devo fare. Non gli darò la soddisfazione di strisciare per terra per chiedere aiuto. Pappancolo! No, niente. Era un poveraccio.